Vittorio Cogliatti Dezza è della Segreteria Nazionale di Lega Ambiente. Si parla di paesaggio, di sviluppo del territorio. Quali le buone pratiche che consigliate al Friuli? Ma le buone pratiche sono quelle che si stanno realizzando da qualche anno in tanti piccoli comuni in giro per l'Italia, che sono quasi tutti i comuni montani e delle aree interne, che quindi hanno delle caratteristiche comuni. In questi comuni noi abbiamo visto negli ultimi 10 anni una grande esplosione, per esempio, dell'utilizzo delle energie alternative, delle energie rinnovabili, una capacità dei sindaci e delle comunità locali di farsi autonomi dal punto di vista della produzione energetica. C'è una grande attenzione a una nuova forma di turismo che non è più quel turismo prendi e scappa estivo o delle stagioni sciistiche, ma è un turismo intelligente, un turismo di esplorazione, di cui la montagna rappresenta sicuramente lo scenario ottimale. Certo, rimangono anche grandi difficoltà, nessuno se le può nascondere. La legge sui piccoli comuni, che è stata approvata a novembre dal Parlamento, è sicuramente un passo avanti, soprattutto io direi sul piano culturale, nel senso che afferma principi, un punto di vista e scenari di cui fino ad oggi la politica non si è occupata, non si è interessata, e che invece sono importanti per il Paese. Basta pensare a un fatto che è semplice, che il dissesto idrogeologico di cui parliamo e paghiamo continuamente gli effetti negativi si crea sostanzialmente in montagna, si crea nell'abbandono delle terre di montagna, per cui la salute delle città dipende dalle montagne, dovrebbe essere interesse di tutte le politiche urbane quelle di salvaguardare le colline, le montagne, le pendici, perché è da lì che dipende poi la possibilità della, non solo della sicurezza, ma anche del benessere degli ambienti urbani.